Nelle cervella di un gamer, la rubrica qui del canale, della pagina Lobby Frontali, in cui si prende un gamer, anzi, si prende un gioco e un gamer non a caso che ha una storia particolare con questo gioco, viene qui e ce la racconta, ci dice come l'ha cambiato, come l'ha potuto aiutare in qualche modo, ci fare un pochino i cacchi suoi, cosa rappresenta per lui sto gioco nella sua vita. Quindi si parla di queste cose qua, quindi di giochi, persone, ma soprattutto di cervella. E mi sta il tempo di invitare, far entrare. Cercheremo di evocarlo e vedremo cosa ci sarà da dire stasera. Eccolo! Oh, perfetto, la telecamera al contrario, Ma a aspetta. me è sempre così, è sempre così. Sta Perfetto. tranquilla. Ecco. Sì, e beh, se non ci sono dei problemi, non è la diretta di Lobby. Buonasera a tutti. Esatto. Il famoso coach Matteo, ciao carissimo. Ciao, Come ti carissimo Francesco, tutto bene? abbastanza, abbastanza. Perché io, se dico tutto il coach Gozza Plego, come ho detto nella storia, rischio di Va evocare un benissimo, grande coach, antico. sì. Va benissimo, coach, Ce ne sono mi viene troppi in coach, quindi quando ce n'è uno solo non si fa confusione. Infatti, infatti. Allora, Matteo, che si dice stasera? Mi hai detto che c'è un po' di tossicchia, cioè comunque non stai al top Sì, della salute. Vabbè. vabbè, ormai una certa età si finisce così, però si tiene duro. Sto anche collaudando apposta per te, l'anello, le luci ad anello, le ho prese apposta per la Invece, diretta di guarda che luce ad anello c'ho io, la lampada da Bellissimo, bellissimo. No, la prossima volta uso quello. più lampada d'anello di queste proprio. Beh, è un po' quadrata, ma fa niente. È una lampada ad anello che va bene per Minecraft, più o meno. Minecraft sarebbe così, la lampada d'anello. Perfetto. Giustamente. Allora, tu sei categorizzabile come streamer, sì o no? Sì, no. Sì, facciamo finta di sì, facciamo finta di Facciamo sì. finta di sì, nel Streamo frattempo qua. Streamo principalmente per divertimento da mi sembra più di un anno alla fine, perché mi sembra l'estate dell'anno scorso, quindi anche più di un anno, e principalmente si porta ai giochi della mia infanzia e qualcosa che somiglia ai giochi della mia infanzia, ma vorrei riproporre adesso perché magari me li ero persi. Sì. Stasera volevo parlare un attimo del mio rapporto con uno di questi in particolare che ha segnato la mia infanzia, nonostante io abbia iniziato questo è un tipico, si parla di Gran Turismo, che è un Gran tipico gioco con Turismo. la PlayStation 1, ma in realtà io l'ho iniziato a giocarlo quando c'era la 2 in retrocompatibilità praticamente. E per me è un gioco molto importante, soprattutto, e qui c'è parte la storia, la lacrima strappa storie praticamente. Perché è un gioco che mi lega tantissimo a mio fratello, praticamente. Giusto per contestualizzare, io sono il secondo di tre fratelli e con questo gioco ho giocato spessissimo con mio fratello, facendo la campagna insieme. Mio fratello soffre di disturbi dello spettro autistico, sostanzialmente. Io probabilmente sono la persona, essendo sibling, ho sentito che Sibling. gira questo termine Sì, tecnico ultimamente sì, gira recentemente, molto. e probabilmente sono la persona che si rende meno conto che lui ha questi problemi, perché per me è mio fratello, semplicemente. E noi abbiamo giocato con vari giochi insieme, in particolar modo con Gran Turismo. Poi lui è appassionato anche di altri giochi, sempre di settore automobilistico. Però questo è quello con la quale abbiamo giocato di più insieme, sostanzialmente. Quindi questo è quanto. Quindi è una cosa un po' particolare forse rispetto alle altre live, perché per l'appunto è un po' più psicologica, diciamo così. Sono Penso, poi non lo so. tutte psicologiche, tutte hanno una dignità, però ognuno ha la sua particolarità, perché comunque c'è stato chi semplicemente gli ha ricordato un periodo, cioè l'ha vissuto tipo in un periodo quel gioco giusto, al momento giusto, nel periodo giusto dell'adolescenza, tipo The World Ends With You, era proprio cioè, l'invita.
Cioè, praticamente giocato praticamente nel momento in cui doveva giocarlo. C'è chi, per esempio, Esatto, con momento Street giusto. Fighter ci ha fatto praticamente ci ha costruito relazioni, ci ha costruito proprio il suo bagaglio proprio di abilità sociali, eccetera, E anche eccetera. Anche professionale, professionali, ho visto. sì, il buon Puccio. C'è Debra che adesso che invece ci combatte gli attacchi di panico e l'ansia con i videogiochi. E c'è chi Io più o meno pure. quando ho aperto Twitch era più o meno per qualcosa di simile, quindi. Quindi ne possiamo parlare pure di quello. E c'è chi comunque il videogioco, in questo caso Gran Turismo, è stato in qualche modo collante, facilitatore, come qualcosa. Diciamo, un mezzo in comune per comunicare con una condizione in cui spesso, diciamo, le caratteristiche di base sono la difficoltà nel comunicare in qualche Esatto. modo. E in qualche modo si è riuscito a trovarci qualcosa. Esatto. E una cosa, come l'avete scoperto quasi da solo oppure in qualche modo, cioè nel senso, l'avete fatto a tuo fratello, l'hai fatto giocare, Sì. l'avete fatto giocare da solo oppure l'ha scoperto da solo in qualche modo? Come è successo? Lui è un grandissimo appassionato di giochi di automobili e di automobili in generale. Tra l'altro, è poco verbale, cioè lui dice poche cose al momento giusto. Giusto. E, praticamente questo gioco penso che l'abbiamo preso perché sostanzialmente lui è appassionato di macchine. E devo dire che questo, rispetto agli altri giochi, soprattutto per lui che a cui piace. Che so, le classifiche, i grandi listoni di tante cose, eccetera, eccetera. Questo è un gioco, tra virgolette, perfetto perché rispetto a giochi di prima che magari erano anche promozionali, come i Lotus, piuttosto che i Need for Speed, però questi avevano tutte una caratteristica in comune, cioè avevano delle automobili bellissime, delle automobili, permettetemi il termine, irraggiungibili dalle persone comuni. Invece, Gran Turismo, tu parti e ti compri, che ne so, la 500 di una volta, questo con Gran Turismo 2, se non sbaglio. Cioè, nel primo non c'erano auto europee, c'erano a parte delle inglesi, c'erano le americane, le giapponesi, e tra cui la Yaris, mi sembra, e qualcuna forse, allora, americane, giapponesi e inglesi. Mentre nel secondo c'era già una pletora di automobili sempre più diverse, e quindi tu potevi davvero metterti lì a giocare con l'appunto, per dire, fare le gare con l'appunto. E questo, lui che è appassionato anche di grossi cataloghi, si prende queste riviste dove si vede tutte le automobili attualmente che si vendono in commercio, questo è l'equivalente videoludico e quindi è una cosa particolare. L'unica cosa è che Gran Turismo, cioè abbiamo giocato insieme e per questo secondo me lui se l'è goduto un po' di più perché non è facile, soprattutto per uno nella sua condizione. Lui tende a fare sempre le cose standard, cioè cerca di riproporre sempre il suo ambiente. Un altro gioco che gli piace forse più di Gran Turismo è Grid 2, con la quale io non ho troppo giocato, anche se su Steam risulto tipo il terzo giocatore al mondo per numero di ore giocate. L'ho aperto due volte e non mi è neanche piaciuto, infatti ci ho fatto la recensione che non mi piace con 30.000 ore di gioco. Ho visto con questo gioco qua che lui praticamente non ha adesso, cioè lui ha 300 salvataggi e ricomincia sempre la partita con il primo. Con il prim, la prima sfida, sempre così. Mentre con Gran Turismo io l'ho aiutato, specie con le cose più difficili, per proseguire con la campagna praticamente, che perché Gran Turismo, giusto per ricordarlo, cioè tu hai le prime gare iniziali con le macchine abbastanza semplici, poi però per andare alle gare più complicate ti serve fare le patenti. E non è banalissima come cosa. Però piano piano l'ho aiutato, pian piano sbloccavo le gare, poi andavo avanti. Poi magari quella gara lì non la riesco a affrontare, va bene. Ti metto quell'aggiornamento sulla macchina, te la potenzi in modo tale che la riesci a affrontare. Lui ogni tanto lo riprova a giocarci e lo vedo che si innervosisce perché si blocca a un certo momento, non prende la macchina giusta per la determinata gara e si arrabbia perché non ce la fa, perché lui è molto emotivo su queste cose. E quindi, insomma, non è facilissimo come rapporto. Però, pur appunto, quando giocavamo io e lui insieme,
riuscivo ad andare avanti con la campagna. Mi ricordo che abbiamo giocato con 2, con l'1 e con il 3 e con il 4. Nel 4 c'erano anche le gare di endurance, quindi delle gare che durano 24 ore e durano 24 ore, a meno che non usi la modalità da, come si chiama? Da team principal, praticamente, in cui puoi velocizzare la gara artificialmente. Tu vedi semplicemente dei pallini che girano, gli dici quando devi cambiare le gomme e fare il rifornimento. E questo, anche con questo l'ho aiutato ad andare avanti con queste cose. Non facile, però, comunque abbiamo legato, cioè lui si fidava di me, io mi fidavo di lui quando facevo le gare, perché giustamente faccio giocare anche lui, quindi facevo fare le gare, gli preparavo la macchina in modo tale che lui potesse cavarsela con le varie sfide che si trovava davanti. Questo è Questo è più o più o meno. meno No, quanto. hai detto quasi tutto, perché comunque cioè, la caratteristica cioè, della diciamo, rigidità della ricerca di una struttura molto che sia quella che diciamo, la scarsa diciamo, capacità di flessibilità di adattarsi a nuove cose è una caratteristica comunissima cioè, per le persone affette da autismo. Non tutti, non necessariamente, però comunque una sì. Più che altro anche dominare la complessità, che non è solo una questione Sì, di autismo, perché lì è davvero un gioco complesso, molto quindi. complesso. Sì, quindi comunque, guarda, per dirti, è una cosa complessa per delle persone, diciamo, cioè che non hanno queste caratteristiche, diciamo, non hanno questa condizione, diciamo, non sono neurodivergenti. Figurati per una persona sì, che ha una Sì. neurodivergenza di questo tipo, non verbale, altro comunque. C'è tutto un. È vero che spesso hanno le capacità di astrazione molto elevate, però capito, si Sì. ricade sempre una stereotipizzazione perché spesso diciamo, cioè, spesso si parla di autismo come se fosse un tipo solo, cioè alla persona No. autismo si pensa quello lì che si mette un angolino così fissato con i trenini, gli orari, queste cose qua. Non è necessariamente così. Ci sono persone che non sono fissate, che necessariamente non hanno delle Sì, fissazioni, non poi. hanno necessariamente dei punti. Dei punti elevati, tra virgolette, di genialità, quelli alcune cose. Sì, anche perché poi si scade nel problema si passa dall'idea del ragazzo, come dici tu, in un angolino, a quello che magari propongono le serie televisive, eccetera, eccetera, del superuomo che riesce a memorizzare qualsiasi cosa, rifare le mappe a memoria. Carte, non sa parlare con le persone, eccetera, eccetera. Sì, sono tutti quanti. A volte non sa rapportarsi con le persone, però riesce a parlare, insomma, ci sono diverse Sì, sfumature, infatti si insomma. parla di spettro autistico, non perché è un fantasmino, in qualche modo perché diciamo, si intende una vasta gamma di situazioni e condizioni che poi la cosa possono coesistere anche con altre cose. Per esempio, un autistico può avere anche l'ADHD, può essere anche bipolare, un autistico può essere anche down, schizofrenico, cioè spesso. Questo è un errore che si fa spesso, fa la gente, diciamo, che giustamente non se ne occupa, ma lo fanno Sì, anche sì. a diversi colleghi, alle prime armi che stanno studiando, che si studiano le patologie una per una e si pensa che quasi una esclude l'altra. Invece spesso c'è una commistione, spesso non necessariamente riesci a distinguere uno con l'altro. Quindi più è utile, diciamo, dire cioè, è autistico, c'è cioè questo o quell'altro, ma quello che è più utile anche a livello scolastico è vedere quali sono le competenze, quali sono i punti di forza, i punti di debolezza, dove si può lavorare, dove no, come si può intervenire, che chiave si può intervenire. E lì ci sono bene o male degli studi e delle cose, ma non c'è sempre la linea guida perfetta, identica, che tu con lo stampino Eh agisci no, con quello lì, no, infatti. beh, alla fine siamo persone, quindi ogni persona è a sé Sì. stante. Sì, Non è, cioè, sul anche. libro magari sono dei casi tipici, però Sì, ogni persona è a sé stante. a sé stante, come anche le persone con autismo sono tutte a sé stante, tutte le proprie caratteristiche. Come detto, cioè, è la gestione della complessità, in qualche modo, è la gestione delle cose, e anche della frustrazione, perché spesso, diciamo, spesso va di pari passo con il non riuscire con la ricerca delle cose standard, rigide, stereotipate, diciamo, perché quando si deve su quello, spesso la reazione è proprio di mancanza, di scarsa frustrazione, quindi di rabbia, di agitazione, eccetera, eccetera. Oppure Accentuata anche dal fatto che tu non riesci a dire qual è il problema, cioè vedi che c'è un No, problema, magari non riesci a infatti. capirlo e non riesci a dirlo.
Faccio giusto una parentesi, giusto coreografica. Non si parla adesso di Gran Turismo, ma di un altro gioco che è Transport Tycoon. Mi ricordo un giorno che sono tornato a casa dall'università e ho salutato in casa. Detto, come va? E mi sento lui che non para quasi mai, che dice malissimo. Perché malissimo? Perché nel gioco era andato sotto di tipo 3 milioni di dollari, roba del genere. Quindi proprio dal cuore gli è venuto fuori un malissimo. Poi Malissimo. vabbè. Vabbè, poi vabbè, si usano i cheat, allora si risolve il problema, però questo. Vabbè, tanto non ci viene la polizia di Transport Tycoon No, no, a no. prenderci e metterci al gabbio se usiamo i cheat, quindi. No, 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 no. Non la uso. Bello che pure tu, cioè, mi ricordi. Ormai è il vizio, ma ce l'avevo già da prima, dalla Ma quindi. anche io, ma anche io. A me mi sfottevano. Dici, ma come fai? Come sta rondisce? Ora non mi sfottono più. Ormai, adesso sei tu che sfotti loro, hai visto? Adesso lo fai anche tu, eh? Ecco. Mamma Sì, mia. poi, questo guarda, mi hai dato l'assist per parlare pure un pochino di quello che è stato giustamente la pandemia, il lockdown, eccetera, eccetera. Cioè questo cambio repentino delle nostre vite che ha colpito già noi e ci ha fatto più o meno male. Sì, sì, Male, sì. Sì, anche psicologicamente sì. parlando. Figurarsi con persone che hanno autismo, hanno deficit cognitivi e altro, soprattutto perché sono abituate a un certo standard, a un certo ritmo, e ritrovarsi all'improvviso a non poter più eseguire quei ritmi è stato un dramma, è stata una cosa assurda. Io, per esempio, con la cooperativa con cui lavoravo all'epoca, gestivamo delle persone con vari tipi di disabilità mentali, tra cui soprattutto gente con persone con autismo, e ci siamo dovuti ritrovare a fare, e ora che facciamo? Alla fine poi abbiamo trovato fare dei video, barra delle ricette, delle attività online da proporre di volta in volta, e qualcuno ci siamo arrabattati, ma era comunque un contentino, diciamo. Le famiglie hanno Certo. molta, molta, molta difficoltà giustamente ad adattarsi. Non so come. E paradossalmente il videogioco, come è servito per le persone normali, vedete, le Sì, virgolette, sì. normali, il videogioco, che alla fine vari studi hanno visto che comunque sono serviti molto, diciamo, a poter gestire, diciamo, questa situazione problematica. Diciamo, non c'ho dei casi adesso in mente, non conosco dei casi particolarmente, però secondo Sì. me anche con le persone con autismo ha potuto servire qualcosa giocare ai videogiochi. Beh, Tu per forza, perché non potendo uscire mai, sicuro hanno sofferto esattamente come soffriamo noi, perché alla fine, No, a no, no, no. prescindere dalla condizione di difficoltà nel comunicare, sono persone normali. Quindi se noi stiamo smattando a stare chiusi in casa, loro uguale, allo stesso modo. Mi ha stupito però una cosa, che soprattutto all'inizio della pandemia mi ero fermato da lui, e soprattutto lui quando c'è una cosa che non è normale, bisogna spiegargliela prima. Solo che come fai a spiegare a fine febbraio, inizio marzo, a un ragazzo, ok, spiego per filo per segno cosa succederà nei prossimi mesi se non è la più pallida idea? Però gli avevo spiegato giusto giusto a grandi linee e aveva capito ed è stato più o meno tranquillo per tutto il tempo. Lui è molto scrupoloso, tra l'altro, nelle misure, poi va anche in un centro in cui gliel'ho spiegato, mi raccomando, la mascherina, lavarsi le mani. Si lava tantissimo le mani, su quello. Però ha reagito più o meno bene per quanto potremmo reagire uno che sta chiuso in casa e non può uscire. Poi smattiamo anche noi perché dici, fammi prendere un po' d'aria. No, guarda, anche io conosco, seguo già da almeno 3 anni, diciamo, Scusate. un ragazzone con autismo che anche lui, diciamo, durante il lockdown gli è stato spiegato, cioè, lui per fortuna parla molto bene, diciamo, non ci puoi fare chissà che grandi discorsi, ma c'ha la fortuna che Capisce. è abbastanza verbale, parla, comunica molto, c'ha un suo modo di comunicare che devi capire a volte le parole, però verbalmente sta messo bene, diciamo, tutto sommato bene. E lui l'aveva capito in qualche modo, c'è cioè il coronavirus, non si poteva uscire tutto, e davvero è stato pure lui il rigoroso con la mascherina, se la giusta, quando spesso vedevi persone, diciamo, non con autismo, che Fuori. c'era con il naso fuori, eccetera, eccetera, totalmente, non sa mettere, invece lui
tranquilla, rompere le scatole pure agli altri con le distanze e tutto, è stato molto molto bravo. E tra l'altro pure lui, che in realtà lui non ha, lui usa computer, table, tablet, telefoni, però non è proprio un gamer, diciamo così. E ultimamente ho provato a fargli provare, innanzitutto qui quando lo vedo, diciamo, in presenza, proprio la realtà virtuale, e gli piace un casino. Dunque, a volte, diciamo, fa con le difficoltà del caso, però comunque una volta che capisci che una sorta c'è. Molto spesso gente, ma come, cioè, come fai? Non è che puoi confondere? No, capisce benissimo Sì. che la finzione, che un altro mondo, ci si diverte, gli piace. E mo sto cercando comunque di, sì, non solo di farlo divertire, ma comunque di trovare anche un qualche modo per insegnargli delle competenze, perché comunque Scusate. è molto, diciamo, relativamente autonomo, ma comunque ha delle mancanze, quella è cercare di come usarlo. Come anche il videogioco, l'altra volta, per esempio, questa volta l'ho fatto in domiciliare, sono dovuto andare a casa, è capitato proprio il giorno in cui c'era il Doodle, che tu mi sa che non hai giocato, quello lì di Jerry Lawson, Sì, cioè, è una è droga, una droga. statene lontani. L'ho messo lì e comunque la capacità comunque di astrarre, ecco, comunque facevi giocare i giochi, e poi magari se non riuscivo a superarli gli insegnavo che tipo potevo modificare alcune cose, oppure comunque già solo per tollerare la frustrazione, perché c'erano dei giochi che se non eri molto bravo, perché non ero un giocatore, infatti tipo inizialmente giocavo tipo con un tasto alla volta premendo le direzioni, e poi sono riuscito nel corso di un'oretta a fargli usare tipo le tre dita, come si usa Dai. i tasti di direzione con tre dita, diciamo così. E comunque il fatto che magari a volte perdeva molto spesso, comunque stare lì tranquillo, ci riproviamo, tranquillo, ci riproviamo, cioè non ha subito frustrazione. Poi al limite, editor, gli cambiavi, gli eliminavi il Il problema. problema alla radice, via. Dai, beh, ci stava, ci stava. Infatti, Uno strumento fortissimo. sì, infatti è già di base, anche se non magari il videogioco così non lo usi per già il caso di sviluppare, comunque non necessariamente di sviluppare la creatività e cose. Comunque c'è un livello di astrazione diverso, quello del videogioco, che comunque non si è abituato nella vita normale. Cioè, comunque fargli capire, diciamo, metterlo in quel mondo, fargli dare delle esperienze nuove che comunque gli diano qualcosa di nuovo, un nuovo strumento, un nuovo modo di agire, interagire, e anche, tra virgolette, di risolvere alcuni problemi e di gestire la propria frustrazione, la rabbia, alcuni tipi di emozioni che possono emergere. Quindi diciamo, questo, diciamo, capito, sono andato lì molto quasi sperimentalmente, però gli darò continuità a sta cosa. Ma dovrò È ritrovare, vero. perché c'è il modo di riprendere i doodle, perché visto che c'era quella componente creativa, Bisogna andare a cercare, c'è un modo per andarlo a prendere sì, quello store con dei doodle. neanche tanto difficile comunque, perché pare brutto che fanno queste robe, cioè davvero era una cosa bellissima, fatta benissimo, poi che poi la usi una volta e poi non la fai vedere più, è una cavolata. Quindi comunque, per dire, i video spesso magari, cioè, si dice, vabbè, i videogiochi, cioè, rendono citrulli le persone normali, figurati chi ha già dei problemi, in realtà non è detto, cioè non è detto, perché in realtà la problema c'è, cioè, possono sviluppare come le persone normali, diciamo, di più, diciamo, più frequentemente un rapporto patologico con quello che può essere un videogioco, quello che può essere in digitale, ma perché già hanno di base una situazione di rischio. Quindi comunque, prima di darlo a cuor leggero, ma sì, ti faccio giocare, comunque valutare, comunque, perché, ripeto, il fatto che può dare frustrazione, il fatto che ci si può ossessionare molto di più rispetto a una persona normale, comunque può essere Eh molto sì. strumento, però come si fa con i bambini bisogna supervisionare molto di più e imparare anche a dargli dei tempi, imparare a dire ok, alle 4 si è fatto il bravo, tra virgolette, si gioca un po' fino alle 4:30, imparare a dargli delle regole che poi possa anche rispondere da solo. Invece, e da questo punto di vista, come riusciva a gestire, come riesce a gestire, oppure è un po' difficile. Eh sì, dipende dalla giornata. Adesso comunque. Sì, è difficilissima, è un'impresona, quindi non è che mo devi pensare a cavolo, non ci riesco, sono stronzo, no, è un'impresa, è difficilissimo, cazzo. No, beh, adesso comunque andando comunque in un centro diurno, quindi durante il giorno comunque impegnato con varie attività, Impegnato. eccetera, eccetera. Perché sennò diventa anche difficile, soprattutto con, insomma, i genitori che iniziano ad avere una certa età, insomma, trovargli sempre un'attività da fare.
inizia ad essere un po' difficile, però comunque in qualche maniera si fa fare un po' di attività e poi vabbè, si concede quell'oretta, quel momento in cui si può svagare con il PC, perché adesso siamo passati da tornati dalla PlayStation all'account Steam, che praticamente non lo uso mai perché è sempre monopolizzato praticamente. E quindi usiamo quella cosa lì, cioè si fanno altre attività, poi quando è a casa, che non c'è nient'altro di meglio da fare, si fa quello, anche se lui di solito ha la tendenza di avere 300 device diversi. E tra l'altro avviare anche quattro giochi diversi. Mi ricordo che una volta si era arrabbiato, sempre con Grid 2, perché a un certo momento non riusciva a girare più a sinistra. Ma perché non riusciva a girare più a sinistra? Perché sotto c'era tipo Assetto Corsa, un altro gioco che prendeva il controllo del controller o qualcosa del genere, quindi lui diceva: qua stai andando contro il muro, quindi più di tanto non riesci ad andare. E quindi tu non riesci, cioè praticamente non sono pensati per avere due giochi di corsa in parallelo, no, su piste diverse. E quindi avevo un po' di problematiche varie. Si lancia ogni tanto a fare queste cose da hacker. Sarebbe un ottimo tester da questo punto di vista. Non riesco più a girare, lo so, cioè, dall'altra parte c'è il muro e quindi... E lì invece no, però vai dritto, però... Sono cose a cui non si pensa, quindi... No, no, ti ci arriva a far pensare, però... Capito? Tossisci pure in diretta, tanto non sei contagioso. Così, ormai, tanto, ma dici? Sì, tranquillo. Non ci sono i virus informatici? Sì, però non rispetto ad alcuni, non fino a questo punto. Rispetto ad alcuni gruppi complottisti in cui mi ci diverto tantissimo a infognarmi, cioè a vedere che i virus biologici, tra virgolette, non possono diventare automaticamente... Passano attraverso... Hanno una fantasia che io gli invidio, cioè io quando ho letto di Tartaria sono morto, cioè mi ha fatto morire, non so se è presente Tartaria. Oddio, piccolo excursus, prego, cioè, scusi, ma sì, perché scusami, nel Duomo di Milano ci sono delle porte così grandi? Perché una volta c'erano dei giganti, no? Chiaro. C'è tutta una storia che parte da quello, che giganti che non sono nati su sottoterra o nello spazio, però una volta hanno costruito tutti questi edifici giganti che adesso si vedono dalle porte, che sono delle porte gigantesche, perché ci devono entrare loro, no? Vabbè. Ok, va bene. Sì. No, quello è un altro modo interessante, ma andiamo molto off topic di questo. Sì, quello... Andiamo molto. Che volevo dire più? In realtà non so quasi che altro dire più, perché bene o male le cose essenziali ce le siamo dette, ce le dobbiamo dire. Sì, in che modo? Diciamo... Cavolo, mi è sfuggita una cosa, mi stavo dimenticando come... No, perché è quell'ora là, è l'ora che mi sfuggono le cose, perché ultimamente pure... Esatto, ho fatto un post... devi rileggere il tuo post sulle cose che sfuggono, vedi? Quindi mi hai detto che bene o male col Covid, bene o male se l'è cavata, eccetera, eccetera. Bene o male siete in contatto, cioè vi vedete solo di persona o siete in contatto anche con... Dipende. Di solito sì, facciamo videochiamate in cui ci sentiamo, lo vado a trovare. E lui adesso, soprattutto adesso che ho una figlia, che è sempre un po' timido, lui ci tiene, ma è sempre un po' timidino, quindi lui prepara le cose, ci gioca, ma è quasi come se fosse di cristallo, quindi è sempre lì un po' sulle sue, però vedi che ci tiene tantissimo. È proprio così. Poi vabbè, prima o poi le insegnerà a giocare al Gran Turismo. Grande, infatti questo sto dicendo, quando gli insegnerà a giocare. Adesso vedi, quando imparerà a usare un controller, già adesso ogni tanto con i controller spenti si mette lì tic 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 tic. So che la Clementoni ne ha fatto uno per stimolare la sensibilità, la motricità fine. No. C'è qualcuno che ci ha giocato a Elden Ring con quel coso. Vabbè, c'è quelle che ci giocano quei tamburi con... Quello che l'ha fatto col pad della Clementoni. Scusate, ho detto la marca, fa niente. Guarda che il primo Dark Souls era un'impresa anche giocarlo col PC, perché ottimizzato da schifo per PC,
guarda che bastava anche solo fare l'ho finito per PC. Io l'ho finito per PC. Non è male, non è male. No. Beh, una volta c'era anche Crysis. Ci gira Crysis? Ci gira Crysis. Crysis perché per una questione di hardware e tutto lì, perché proprio sì, si è ottimizzato male a livello di controllo, a livello di tutto, poi gli altri so che è migliorato, ma lasciamo stare. Invece quindi vabbè, quindi gioca soprattutto, mi hai detto, giochi di corsa, comunque la sua passione, ha provato a giocare ad altro, sì, anche che magari, oppure soprattutto ogni tanto, visto che comunque gestire la rabbia alle volte perché non riesci a arrivare primo diventa difficile, soprattutto con giochi molto simulativi, ogni tanto prova con dei manageriali, con quello che può uscire, quindi ho visto con SimCity, con Transport Tycoon, che se avete dell'ansia ve lo consiglio perché è come l'ASMR, è bellissimo, è tranquillissimo. Transport Tycoon, non lo conoscevo. È un gioco che tra l'altro trovi anche freeware in giro. OpenTTD è un gioco del 95, tra l'altro scritto in assembler, e mi stupisco ancora come abbiano fatto. È suo seguito è Roller Coaster Tycoon. Roller Coaster ce l'ho presente, non conoscevo. Quello è il gioco che veniva prima, in cui praticamente devi gestire un'agenzia di trasporti con pullman, camion, treni, aerei. C'è ancora una comunità che lo sta sviluppando, la versione open source, e quello, se siete agitati, vi tranquillizza in una maniera. Poi c'è Scott Joplin sotto con Ragtime, quindi è perfetto, e l'ho visto ogni tanto che ci giocava anche con quello. Tanto poi quando inizi a creare gli aerei hai praticamente vinto la partita, prendi un sacco di soldi, basta, puoi fare quello che ti pare. Poi cos'altro giocava? Principalmente quelli, giochi su mobile, anche quello Asphalt principalmente, e dipende, poi dipende da come gli gira. Però sostanzialmente ho visto che se dovesse tradire la versione, la giochi di corse, di solito va sui manageriali di questo tipo. Quindi, penso appunto perché è un ritmo calmo, nessuno ti grida nelle orecchie che è sbagliato, anche se in realtà con SimCity sì, ma fa niente. Ma fa niente. E penso proprio per quello, una sorta di comfort zone tranquilla in cui non ci si agita, si creano cose, è come se fossero dei Lego praticamente, li costruisci piano piano, mattone per mattone. Devo anche montare dei Lego questo Natale, ma fa niente, sono ricordato adesso. E vabbè, li fai l'8 dicembre, c'è cioè chi fa l'albero, chi monta Lego. Potremmo fare l'albero di Lego, risparmiare su albero di Lego e risparmiare su tantissime altre cose. Vabbè. No, è bello questo fatto che comunque c'è, quindi non sì, c'è, è appassio, più che fissa, è appassionato giustamente di giochi automobilistici, giochi di corsa, quando c'è la frenesia comunque di fare il gioco di corsa, però comunque il fatto che usa anche questi gestionali, che comunque ci vuole una competenza comunque di pianificazione, comunque di astrazione che è diverso rispetto al simulativo. Di per sé non è astratto, è simulazione, diciamo. Invece il gioco di costruzione gestionale c'è una componente proprio di capire, diciamo, dei concetti, prendere dei concetti, generalizzazione dei concetti, di trasformazione anche simbolica. Il fatto comunque niente male, il fatto comunque riesce a gestire questo magari dimostra delle competenze che magari le dimostra nel gioco, magari può darsi nella realtà non le riesce a dire, magari riesce a fare, magari le imita, magari imita gli altri, ma anche per esempio non so come se la può gestire, che ne so, con la gestione dei soldi, di acquisti, queste cose qua, però a volte magari si può diventare bravissimi, nel senso nel fare il tycoon proprio nel gioco, poi magari gestisci male, se devi fare un acquisto o qualcosa. Non poi sono simulazioni, sì, quindi sì. Si presuppone sempre le simulazioni che, essendo simulazioni astratte, qualcosa viene tagliato dalla vita reale. Sì, fanno soldi. A palate, anche con bug, eccetera, eccetera. C'è qualcuno che può segnalarmi un bug nella vita reale che devo comprarmi una macchina nuova? Che ne so, un modo per fare soldi. Forse le criptovalute non funzionano, ho già provato. Forse Elon Musk l'ha usata.
Probabilmente sì. Non so. Fa anche paura. Fa anche paura. Lui è un altro che lui, vabbè, ha detto, cioè, è pubblico il fatto che sia Asperger, solo che a volte diventa quasi, come dice sempre il amico, tra l'altro uno dei, il primo invitato in questa rubrica, dice, a volte l'Asperger barra autista diventa quasi una scusa per poter fare tutto, per scusare, diciamo, tutto. Diciamo che non hanno quelle barriere che ci facciamo noi per dire, no, ma quello là magari si offende, dico proprio vado diretto come un treno, sì, e se lo travolgo, pazienza, cioè. Era lui in mezzo alla strada, mica colpa mia. Più o meno penso sia una roba del genere. Poi Elon Musk, tra l'altro, c'ha anche il potere economico per farlo, e quindi lo si vede con le dichiarazioni che fa da qualche anno. Sì, li può diventare tipo per... nuclearizziamo Marte, che erano anche le magliette. Ma sì, cosa può andare mai storto? Gli americani ogni tanto risolvono i problemi lanciando bombe atomiche, si vedono nei film, no? C'è un problema, c'è una bomba atomica, forse. L'ha fatto solo un paio di volte, in realtà. Ma nei film lo usano sempre. Nei film nuke. Non trovo parcheggio, dov'è la bomba atomica? Sì, sì, ma stesso Trump decise, mi ricordo che affermò, ma tutti sti tornado, queste cose qua, si sganciava una bomba atomica, non ricordiamo. Modello Sharknado, no? Sono posto. Si fa... Ha funzionato su Sharknado, perché non nella vita reale, no? Qui rientriamo in un altro tipo di patologie. Fantastico. E vabbè, che nella prossima puntata parleremo di Sharknado. Cosa c'è di vero? E soprattutto cosa non c'è di vero? E vabbè. Dunque, Matteo, ci siamo raccontate, credo che comunque la nostra mezz'oretta ce la siamo presa, abbiamo già raccontato di un po' di cose, di retroscena, comunque abbiamo, diciamo, svincolato, diciamo, sdoganato il fatto che, cavolo, sti videogiochi non sono il male per le persone neurotipiche, non necessariamente lo sono con le persone neurodivergenti. Ci vuole quell'attimino di attenzione in più, ma possono essere come con le persone normali, vabbè. Virgolette normali, capisse, diciamo, un ottimo strumento per imparare a comunicare, per imparare delle già anche solo per comunicare, come hai detto tu, perché già magari già di base già era un campo comune, cioè uno strumento in comune con cui poter comunicare con tuo fratello già era qualcosa. Poi, da quanto mi hai spiegato, fanno i videogiochi anche di più per tuo fratello, quindi è tutto grasso che cola, quindi niente, quindi quindi giocate a Gran Turismo. Ma dovrebbe è già uscito il 7, però inizia a avere il vizio di quei giochi che sono per PC, ma in realtà hanno tutte delle logiche da mobile, tipo comprati la cosa, comprati di qua, comprati di là. Finora il migliore della serie, secondo me, è il 4, sia per 4. Bellezza estetica, alla fine, sia per parco macchine, che è sterminato, e poi, vabbè, ci abbiamo giocato a dismisura con mio fratello, abbiamo fatto anche, come ho detto, le gare endurance, sono dalle gare con le macchine dal caffè con quattro ruote fino ai prototipi solo immaginati perché non si sa come funzionano, fino alle macchine che DJ Lino, che lui c'aveva, lui è un altro che c'ha una marea di soldi, si è tipo fissato con le macchine, Gran Turismo 4, in Gran Turismo 4 c'è una delle sue automobili che praticamente è praticamente quelle macchine tipo anni 20, anni 10, anni 20, che hanno tutto un motore gigantesco davanti. Lui se ne è fatto una così con un motore di un carro armato. E ci va in giro con la leva fuori, praticamente senza cupolino né niente, con la leva fuori. E va in giro così. Che bello avere i soldi. Lo ribadisco, se c'è qualcuno che c'ha qualche cheat. Amaragani, e vabbè. Prima che ci prendono per anti-americani. Prima che ci esportano la democrazia. Non c'ho niente contro gli americani, è giusto per divertimento. Giusto per divertimento, è perché è bello sfutterli quando... Vabbè. Ma sì, tanto poi ci esporta la democrazia, siamo a posto così. Ah no! È un colpo di tosse improvviso. Colpo di telefono improvviso.
Matteo, a te la gente dove ti trova se vuole vedere le tue dirette, se vuole vedere i cacchi tuoi? Allora, io ho un Linktree in cui c'è un po' di tutto. Sostanzialmente faccio dirette sia su Twitch, con il mio nick improbabile, quindi Coach GODZUP, sia su YouTube, che è il mio archivio delle live. In realtà le faccio in parallelo, quindi chi non, per qualche ragione non conosce Twitch può guardarle anche lì. Ho un Instagram in cui spammo storie, eccetera, eccetera. Quindi se volete vedere un po' di notizie, Instagram, aggiungetemi pure qui su Instagram, che è il modo più veloce per farlo. E poi basta, un canale Telegram in cui mi dimentico anch'io di spammare. Genio, però fa niente. Infatti io non ci sono su quel canale Telegram, vabbè. Ma tanto non spammo le notizie, okay. Quindi... Okay. Se volete iscrivervi ci facciamo due chiacchierate, facciamo una briscola, però mi dimentico. No, comunque quello più affidabile sicuramente è Instagram. Chissà se c'è il bottone. Vabbè, Instagram, in cui soprattutto diciamo poi ti lanci giustamente su queste altre piattaforme dove c'è proprio il fulcro, quindi dello streaming. Dello streaming, quindi esatto. E YouTube. Sì, giochi vecchi, giochi non tanto vecchi, giochi che assomigliano a giochi vecchi ma non sono vecchi. Tipo Return to Monkey Island, per dirne una, che ho finito recentemente, che se non avete giocato i primi due, che ho comunque portato sul canale, avete difficoltà a capirlo. Quindi. Tra l'altro, apposta per te. Eccolo! L'aspettavo questo momento! Aspettavo questo momento! Apposta per te, ho detto stasera c'è Matteo, mi metto questo, dai. Giustamente, io sono un po' più banale, diciamo così. Abbiamo una serie televisiva qua, però. Mi piaceva tantissimo, anche mia figlia piace, continua a fare tic tac tac e piacciono quelli con le icone. Molto bene, quindi la gente ha detto Marco. Dove trovate? Quindi sì, di solito stream il lunedì, cioè mi ricordo streamo tardi, streamo tardi verso le 23, facciamo di solito faccio lunedì e venerdì, poi vabbè alle 23. Sì, sì. Perché prima non riesco. Ti ho pure dato una mano, meno male, che a un certo punto ti eri bloccato. Aspetta, ti vedo io. Perché era successo che ti eri piantato, avevi dimenticato di cambiare schermo, e tu ho detto, ma è normale che vedessi tu. Dai, giusto, con Dangerous Dave. Quindi se volete facciamo il drink game di tutte le cose che non vanno nel mio sito, cioè, quando faccio lo stream. Come si dice in televisione, il bello della diretta, giustamente. Ah, noi siamo pieni di belli della diretta, tra echi, audio che non va, cose del genere, ormai ci scherzo su perché... Ieri ci stavate invece giocando a Toonstruck, un gioco che conoscevo, non avevo mai visto, questa avventura grafica con Christopher Lloyd come protagonista, proprio che sono controllato. Anche i doppiatori che c'erano, Dan Castellaneta che... è Homer Simpson versione inglese, piuttosto che Tim, non mi ricordo mai il cognome, che fa il cattivo ovunque e ne fa anche... Tim Curry. Esatto, quello che fa in Command & Conquer 3, quel famoso meme. Ah, il rosso, là. Space! Quello lì. Tim Curry, grandissimo. E poi ce ne sono anche tanti altri. Lui, il doppiatore primo Gabriel Knight, grandissimo. No, bellissimo gioco. Mi hanno consigliato bene. Domani tu c'è un'altra diretta, vero? Domani abbiamo un'altra diretta, però non sul mio canale, sul canale di Curvy Motors, mi sembra si trovi qui su Instagram, in cui praticamente facciamo questo progetto comune io e lui, in cui parliamo del mondo dell'automobile, sostanzialmente. Abbiamo fatto già una diretta abbastanza particolare sui motori aeronautici applicati al mondo dell'automobile, quindi prendi un aereo, tiglioli fuori il motore, ti schiaffano dentro l'automobile, cosa mai potrebbe andare storto? Sono state cose particolari. Il prossimo, anche in vista degli anniversari che sta venendo fuori, parla, guarda caso, di Gran Turismo e del rapporto che ha avuto nel cambiare l'industria automobilistica vera. Cioè, ci sono case che hanno fatto la fortuna grazie a Gran Turismo. Per dirne una, la Nissan Skyline, giusto per dire l'esempio più clamoroso. Cioè, prima non se la cagava nessuno, poi dopo Gran Turismo, ma è bellissima! Quindi, ripeti, come si chiama questo format? Ripeti il canale, così. Allora, si chiama BL di una volta. BL di una volta. Bellissimo. È stato un flash che è stato bellissimo. Il canale si chiama, allora, su Instagram si chiama Curvin Motors,
Mentre il canale, a parte che se mi seguite poi vedete il link alla, al canale Twitch, dovrebbe essere, il canale dovrebbe essere Vince Curvin CVR. Noi siamo fan club dei nomi su Twitch comodi da ricordare anche nel nome. Quindi Vince Curvin CVR. Vince Curvin CVR. Va bene. Noi ci sentiamo pure per i fatti nostri, quindi tanto. Sì, sì, ormai, tanto ormai ci sentiamo spesso, ho visto una fiammella che saliva. Sì, sì, oddio, sto prendendo fuga. No, no, sono quelle di Instagram. No, beh, quel quadro lì lo devo andarmi a prendere, qua c'è una parete senza niente, praticamente. Anche io il resto l'avete visto inizio serata. Ma io una volta mi ci trovo per caso qui, perché in realtà non mi ci metto raramente qui, cioè, o meglio, per fare questa cosa devo spostare un po' il tavolo rispetto a dove sta di natura. Solo una volta ci fece una diretta che dissero, oh, pare che c'è capelli, e quindi vabbè, mi ci sono affezionato. Non ti tocca. Non è, diciamo, il posto ideale, diciamo, vorrei fare prima o poi con un po' di soldi qualcosa di più, tra virgolette, in linea col canale personalizzato. Per ora la classica libreria con metà libri, metà no, però no, cioè, mi pare una cosa troppo ci sta, però non me la vedo proprio la libreria più, non lo so, visto che si tratta di digitale, già banalmente qualche poster, qualche cosa più in linea, qualcosa con le cervelle, non lo so, qualcosa mi inventerò, diciamo, oppure un green screen e poi ci faccio qualcosa. Per ora sta bene, che occhio, poi è stato chiamato, esatto. È stato chiamato, mamma, ma che cos'è quello? Il pollo diavolo. il pollo diavolo! Il pollo diavolo, mi disse, che cos'è il pollo diavolo? Da allora per me il pollo diavolo. Ritornando a Monchiare, in quel... Bellissimo, il 3, giusto? Il pollo diavolo, vabbè, bellissimo. Oh, ti saluto, dai, che ti lascio andare. Va bene, grazie mille. Ma grazie a te, grazie a tutte quelle persone che hanno seguito o che seguiranno in differita e... contatti, vi li ha dati, o in ogni caso li lascio in descrizione, e allora di salutarci, grazie di tutto. Grazie. Ti ringrazio per questa occasione, perché ci tenevo parecchio, anche perché sono tematiche abbastanza importanti, abbastanza sentite da me, quindi la prossima volta vi racconto perché sto dando fuori e ho deciso di aprire un canale Twitch. Se vuoi, quando vuoi. Perché puoi? Perché aprire un canale Twitch? Dai, se può fare. Oppure ci porti un altro gioco e poi ci infili Twitch così in contropiede. Va bene. Quando vuoi, basta chiedere, io ci sono. Dai, buona serata, dai. Grazie. Buona serata, grazie a voi. Ciao.